Abbiamo in linea Stefano Salvati, ciao Stefano. Ciao. Per chi non conosce Stefano, diamo qualche informazione. Ha diretto molti videoclip internazionali, sia italiani quindi che esteri, artisti molto importanti. In Italia ricordiamo Biagio Antonacci, ma soprattutto Vasco Rossi. E parleremo ovviamente di un evento che avverrà nei prossimi giorni riguardo l'artista Vasco Rossi. Però hai diretto anche artisti internazionali, tra questi anche Sting. Sì, certo. E arriviamo ora all'evento che avverrà l'8 settembre a Castellaneta. Vasco Rossi da diverso tempo in Puglia in vacanza. L'idea di realizzare questo evento è nata quando? L'idea dell'evento nasce prima che Vasco scendesse in Puglia, nel senso che si voleva fare una serata dedicata ai DJ in questa meravigliosa discoteca Cromie di Castellaneta Marina, che mi dicono che è la più grossa del sud, e quindi fare una serata in cui i più importanti DJ del nostro paese remixavano e avrebbero remixato in esclusiva le canzoni di Vasco. Poi, voglio dire, Vasco è sceso in Puglia, si è innamorato di questi posti che ovviamente già conosceva e giorno dopo giorno gli è nata questa voglia di ritornare sul palco, e quindi ha deciso da una settimana di fare praticamente un concerto. Cioè, notiziona, news incredibile per la Puglia, Vasco dedica un mini concerto meraviglioso, ovvero canterà tante canzoni con la band. Cioè, questa è la notizia incredibile che abbiamo dato da un paio di giorni, che ancora pochi sanno, e quindi si esibirà quella sera a luna di notte dopo questo remix dei DJ. Quindi è una notizia bomba non solo per la Puglia ma per l'Italia. Cioè, Vasco regala un mini concerto comunque con tante canzoni a questa terra meravigliosa. Infatti Vasco in confidenza mi ha detto che inizia a sentirsi pugliese. E quindi non sarà una semplice ospitata come qualcuno No, diceva. no, questa è la cosa che ovviamente non abbiamo potuto spararla 20 giorni fa, perché poi Vasco ancora era così, devo capire, perché se l'avessimo detto 20 giorni fa sarebbero arrivate forse 200.000 persone in una discoteca che tiene 5.000 persone. Adesso lo possiamo dire pubblicamente, quindi per chi ci sarà, per chi riuscirà ad acquistare il biglietto, sarà una serata indimenticabile. Tra l'altro dico a tutti che Vasco è in una forma meravigliosa, ha già fatto il soundcheck, cioè ha già provato un po' dentro la discoteca ed è da brividi, anche per me, voglio dire che lo conosco ormai da 25 anni, meraviglioso. Sarà un'esperienza unica, perché poi farà delle cose particolari che non ha mai fatto. E quindi chi avrà la fortuna di avere quel biglietto, perché so che starà andando a Ruba da ieri, che abbiamo detto che succederà questo, sarà una delle cose più belle della carriera, perché è in un club, quindi un'atmosfera particolare, cioè la gente avrà quasi la possibilità di insomma toccarlo Vasco, quindi meglio di così. Penso che sia, un regalo straordinario che Vasco fa alla Puglia. Stefano, vogliamo ricordare anche qualche nome dei DJ che saranno ospiti in quella serata? Certo, allora i DJ, si parla di alcuni dei migliori che abbiamo in Italia di fama internazionale. Uno è Tommy V, che tra l'altro remixerà gli Spari Sopra di Vasco insieme a The Wall di Pink Floyd, ed è una cosa emozionante, bellissima da piangere. E poi ci saranno i Daddy's Groove, che sono artisti italiani ma di fama mondiale, e sono quelli che remixano tutti i brani di David Guetta. Quindi ecco, e più ci saranno altri 10 DJ fortissimi pugliesi, anche italiani, e uno tra tutti, tra l'altro, il figlio di Vasco, Davide Rossi. Quindi oltre al papà avremo anche il figlio, che è uno dei DJ più giovani, più promettenti del nostro paese. Gli speriamo, voglio dire, buon sangue non mente, che anche il figlio dia buone grandi soddisfazioni al papà, magari diventando tra poco un DJ di fama internazionale. Grande, grande festa. Poi vorrei aggiungere, ci sarà un impianto luci come i concerti rock, quindi è una cosa meravigliosa, e io remixerò in esclusiva per la serata alcuni dei miei video,
su questi grandi schermi del Cromia, quindi cioè, stiamo già facendo le prove ed è una cosa realmente meravigliosa. Rinnoviamo l'invito ai nostri telespettatori a partecipare a questo evento a Castellaneta l'8 settembre, si chiama Vasco Rossi DJ Project, vero? Vasco Rossi DJ Project, i biglietti si possono acquistare su Ticket One o Box Office e penso che ci sia anche un'altra vendita, insomma si trovano facilmente in tutta la Puglia, però so che ce ne sono pochissimi e quindi chi vuole partecipare deve affrettarsi perché poi per ordine pubblico dovremmo bloccare quelli che non ce l'hanno, quindi chi vuole esserci, ecco, mi dicono che c'è anche l'organizzazione di Musica e Parole, che è uno degli organizzatori della serata, che ha un suo punto vendita, anzi vari punti vendita in tutta la Puglia. Quindi un evento da non perdere. Ma io penso di sì, sia per i fan di Vasco è assolutamente imperdibile, ma anche per chi non è proprio fan, perché sarà uno spettacolo realmente straordinario. Una festa che durerà tutta la notte? Tutta la notte, tutta la notte. 12 DJ e un mini concerto di Vasco Rossi con la band. E poi ci saranno anche altre sorprese all'interno del concerto di Vasco, che non ti posso dire, però che per chi ama Vasco saranno straordinarie. Va bene, ringraziamo quindi Stefano Salvati per aver partecipato al nostro programma e quindi ci risentiremo casomai più avanti per altri progetti legati all'amico regista Stefano. Grazie. Va bene, grazie e ciao.